Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo portato nella serie più becera, ma pur sempre la più longeva di YouTube Italia, anche il nostro Thomas Angry. Un applauso sommesso, perché siamo pochi, pochi ma buoni, perché quando non c'è la fine scappano tutti. Ma è una volta che mi va bene. Abbiamo qua Dio santo, tu sei a catare do filo, robe, niente, non si può catare niente. Abbiamo in regia il nostro Jumpitech che ci fa un po' da supporto in questa goliardica. In questa goliardica chiacchierata con Tommy. Allora, Tommy, tu lo conosci il format, no? La bombi la passi. Si fa per ridere, non è che sia un format impegnato nel sociale, ma noi non ce ne frega un ca, perché l'importante è fare scena. No, views e soldi, scena no. Scuse, figline? Sono giapponese. Cerchiamo di connetterci sullo stesso canale che si chiama italiano. Così riusciamo a comunicare, perché altrimenti tu parli da solo e io parlo da solo. Caso no, comincio a parlare pure in dialetto e parlo proprio solo. Di quale sole? Iniziamo dalla prima ragazza. Vai, che tu vedere. Conosci abbastanza bene. Porca vacca, ce la bomberei. No, scusa. Fai un minimo di cappello. Jumpitech, ragazzi, ha fatto un gestaccio bruttissimo dietro la camera. Meriziel. Ma io la bomberei. La bomberia proprio di brutto Giorgio Cazzarola. Ma sai perché? Perché è anche simpatica. Mary, è solo perché sei simpatica. Però in simpatia vuoi essere, diciamo, bomba. Tra l'altro, diciamo, non mi posso sbilanciarvi tanto, perché ultimamente la mia ragazza ha preso a vedere i video, quindi se mentre prima non li guardava, adesso li guarda. Devi stare attento a quello che dici. Però effettivamente diciamo che ha una certa presenza sceni. Porca vacca. Qui ti metto un po' in difficoltà. Occhio adesso. Perché già, sono stronzetto. Già, sarà una ragazza di qualcuno. Ah, lo sapevo, eccola. La nostra Cherry, che poverina, viene messa in tutti i bombi o la passi. Vabbè, Daniel, si deve arrabbiare, a me la Cherry avrei sempre detto che l'avrei bombata. Oh, Danny, scusa, ma è vero, cazzola. Danny, non è che ti devi arrabbiare, no, sempre. Una però. Cosa che mi piace molto della Cherry è il culo a gamba. Oh, io non vado più comunque alla DL, cazzarola, perché quello mi spacca in due. Cherry, non. Cioè, Cherry, intanto un saluto. Bombo, no, super bombiamo. Brava ragazza, okay. Comunque. Anche bomba. No, vabbè, Danny lo sa che, diciamo, ho un appeal con le ciliegie. Sono stato anche troppo galante, cioè, visto come mi sono messo, come comportato, è giusto. È stato anche troppo. Poteva fare anche più schifo. Quindi, sì, Danny, no. Apprezza per cortesia. Qui non credo di metterti in difficoltà, però io te la faccio vedere. Non devi andare avanti. Cosa fai? Cosa fai così? No. Non è Instagram, rincoglionito. No, fallo vedere più vicino. Zoomare si fa così, non si fa così. L'ho già vista e ho la memoria come i pesci. Io, cazzarola, chi è che? Come chi è che? Manco un mese fa l'hai vista. L'Alessandra. Cazzarola, beh, si può dire tutto qua adesso. Ma guarda, finora non è che ti sei contenuto. Quindi adesso me lo chiede. Allora, io nella scena in cui le racconto che è Jumpy, avevamo dato le mani là, sai che siamo date le mani, papà. Oh, mi ha indrizzato. Giuro, sì. E c'avevo i pantaloni eleganti, no? E quindi, porca vacca, non sapevo come fare. È vero, Dio santo. Cioè, praticamente abbiamo bippato il 90% di quello. Ci mancava solo un bestemmione e avevo concluso tutte le cose da non dire. Hai detto che vuoi fare soldi con questo video. Quindi, bel petardo. Bel quindi, petardo, sì, bombiamo. Andiamo avanti. Maurizio Merluzzo. Allora, non è cattiveria che poi magari mi prendono a casa per omofobo. Non sono omofobo, rispetto tutte quante le religioni sessuali e quant'altro. Le religioni sessuali, sì. Beh, c'è anche il cannibalismo. No, il cannibalismo, quella è un'altra roba. Quello che vanno con i cani, come si dice. Il cannibalismo? No, il cannibalismo è quello che mangia i cani. Zoofilia. Zoofilia. Ci sono anche zoofili. Però no, Maurizio, cioè, bravo. Ma non è un cane. Se fossi stato un cane, Maurizio, ti avrei anche bombato. No, ma in che posizione? Doggy style, ovviamente, no? Qual è la posizione doggy style? Porca puttana, ma tu non sei stato 2 anni a Londra? Ma che cazzo hai fatto a Londra? Quindi lo passiamo, Maurizio? Passiamolo, via. Sei sicuro? Scusa Maurizio, ma... Maurizio, non te la prendere. Proseguiamo in questo viaggio nel bollino giallo, che è sempre di più incombe dall'alto, tu non lo vedi, ma sta prendendo parte dell'integrante del video, con un ex ospite di Puoi Mangiarlo. Ah, e come si chiama? Ricordami il nome. Lucy Lane. Cazzarola, sì, va. C'è proprio un viso dolcissimo. Qua la bomberei, ma la bomberei in maniera diversa. Faccio un esempio. L'Alessandra di prima l'avrei bombata proprio. In questo invece è con affetto, con amore. È come dire vai in flow, vai in mo. Ma come lo monetizzo sto video? È stata una pessima idea fare questo video. Ovviamente Lucy è goliardico. Stiamo, diciamo. No, ma Lucy, guarda che l'ho comunque. Non declassata, è contrario di classata, cos'è? Iperglassata. 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 Poi iperglassata qui è. Proseguiamo. Questa è un po' particolare, devi avere dei gusti un po' particolari.
Posso raccontarti un aneddoto? Io ho già avuto esperienze con persone a cui piace travestirsi e devo notare che questa persona, che ho già visto ma non riesco a riconoscere in questo momento, in questa foto, secondo me è a pecorino. What? Cristo santo! Seriamente non hai riconosciuto chi è? Oh, no, è per no, sì, ah, ok. Seriamente, in amicizia per ridere una limonata gliela darei. Ma mi fermerei lì. Tu che ne pensi? Diretto interessato. Mi dissocio al momento. Mi dispiace, per ora è un piccolo no. Però lo bombiamo comunque. No, lo limoniamo. Lo limoniamo. Lo limoniamo, lo limoniamo. Che comunque è meglio di niente, Giampi. Certo. Hai passato anche tu parzialmente il test. Sei contento? Certo. Ehi, che vuoi? Che succede? Un'insufficienza cardiaca sta avendo. Vabbè, mi sono inebbiato, cioè, ma chi è? No. Che hai? Ho trovato la nemesi di Thomas per ucciderlo. Fammi vedere un'altra foto di sta persona. Non è che ogni persona mi devi far vedere un'altra cazzarola, foto. No. Ma chi è? Come che cacchi è? L'hai vista pure quando avete registrato i Gentleman? Che sei stati una settimana insieme. Sì. Tu intanto dimmi se te la bomberesti o meno. Ma non posso dirlo così, cazzo. No, ma perché non lo puoi dire? Finora non hai avuto nessun tipo di problema. Allora, no, non la bomberei. Perché? Perché è troppo scolaresca. Pensi sia minorenne? No, no. No, scolaresca nel senso che è troppo pulita. Non perché non mi piacciono le donne acqua sapone, sia chiaro, le ragazze. Però è troppo... Lui lo vuole più, un po' più vodka e sapone. Ma chi è? Te lo dico poi a fine video. Proseguiamo con un'altra. Red Dead. Sai bene che vuol dire? Rossa. Sì, le categorie le sa però. Allora, la nostra immorta. Sei ancora viva, vero? È ancora viva. Ah, perché ha detto perché sia immorta. Che coglione. Sì, è sempre viva. Sorella. Ma devo sempre zoomare per capire bene. Diciamo che dopo la terz'ultima foto mi ha scombussolato l'idea di aver visto quella ragazza là travestita. Sai che le passo? Perché? Non mi piacciono le fisionomie del viso. Non mi piacciono le fisionomie del viso. Non mi piacciono i zigomi, cioè troppo... La vorresti senza? Un teschio, scavata! No, però zigomi troppo accentuati. Io credo che tu non la conosca. Bazzichi il mondo di TikTok? No, TikTok. E allora ti faccio vedere lei. Lei è una delle TikToker italiane più famose. Aspetta, che l'ha girato. Cosa stai domando? Ha un tatuaggio. Non è un tatuaggio questo, cos'è? Non lo so cos'è, è andato a notare il particolare. No, ma c'è un brufolo in mezzo alle... Non, è un, non sarà un brufolo, sarà un tatuaggio. Che cosa stai... so io? La bomberei. Ok. Però... Però... La bomberei da petto in su. Andiamo avanti. Icona dei tuoi tempi, mi raccomando. Cristina D'Avena, cazzarola, i miei tempi, solo quella c'erano. Come solo quella c'erano? Che stai qui? Cicciolina, cazzarola. Cicciolina, no, sai che non mi ha mai ispirato. La passiamo, quindi. La passiamo. La passiamo senza scendere troppo nei dettagli. Questa non l'ho mai fatta vedere a nessuno, perché sta tornando in auge sui social, soprattutto ultimamente. Tu lo seguivi, il mercante in fiera con Pino Insegno? Ti ricordi la gatta nera? Mamma mia! Ainette Stevens! Sì, tutta la vita, madonna quanto... Quante volte mi sono trastullato davanti alla televisione con i net, tanta tanta roba. Beh, penso anche te. Beh, come darti torto, onestamente. Fammela vedere, non so nemmeno chi mi chiede. Minchia, sì. Non lo seguivi tu il mercante in fiera? No, fa gioco a code. Benissimo, andiamo avanti. Passiamo un po' a delle intellettuali, perché altrimenti il video resta solamente ragazze top model, eccetera. Parliamo un po' di intellettuali. Una politica molto famosa. Questa è quella che si fa cavalcare dal tipo... Siamo calmi. Io spero che non si bindi mai questo video. Bindi, io sono sicuro che lei non si faceva cavalcare. Cioè, quindi che vogliamo fare? No, la bindi no, cazzarola. La bindi no, la bindi no. Lei, rispetto. E se ti dico la Meloni? Ti devo dire. Diciamo che con qualche bicchiere in più, quasi quasi, un paro di americani, sì, la bombiamo, dai. La bombiamo. Con alcol annesso, però, sono niente. La bombiamo con alcol, quindi con riserva. Che video becero, penso che non lo farò mai più dopo questo. Malena, la pugliese. Beh, ah, sì, hai ragione. Sì, aspetta, te lo faccio. Ma può essere che tu hai problemi di vista? No, no, ci vedo per quello. Ah, ci vedo per quello, per quello costa. Ma fermo, Giorgio, che c'è le mani di libro. Dai, io la bomberei comunque, sì. Cioè, non riesci a mettere a fuoco. Vedi, io che vado. La bomberei, però è anche vero che comunque dovresti far vedere più foto, perché una foto così, sì, vabbè, dovrei vederla anche appena svegliata dal letto, però. Ma questa foto la bomberei, ma chi non la bomberebbe, cioè? Ma non conosci Malena, cazzo, vuoi vedere altre foto? Sono foto e foto, cazzarola. Minchia, che foto vuoi più di così? Una appena svegliata dal letto. Finiamo con una ragazza che ha fatto un glow up, secondo me. Tu segui glow up su TikTok? Io sono glow up. Glow up sono quei cambiamenti proprio radicali.
quei cambiamenti radicali. Sì, lui quando ha ragione si comincia a grattare il pettorale. Sono quei cambiamenti radicali, un po' come il ranocchio che diventa principe. Ok. Non ti dirò chi è, però. Sono fermissimo, eh. Angelina Jolie. Angelina Jolie. Sì. C'è un che, però. Chi è? Se io ti dico sincerità. No, è lei sul serio? Arisa. Arisa. Bah, non lo so, Rick. Ma di che è Arisa? È diventata una roba pazzesca. Sì, però qua è quello che volevo dirti prima. Bisogna vedere quanto trucco si sono messi nel viso, però. Allora, questa è un'altra foto di Arisa. È ancora meglio. Beh, a parte che io mi ricordo Arisa e l'avrei bombata che in prima. Oh, e allora, cioè, di che cosa parliamo? Le fisionomie del viso che erano bellissime. Tu sei sempre fermo a guardare le zine, le... Ma non ho parlato! Ma perché mi devi trascinare dentro? Le zonne, le azzanne. Le zonne, le zanne. Porca miseria. Quindi? Quindi la bombiamo tutta la vita. Adesso c'è però un piccolo easter egg. Rimane il dubbio di chi sia questa ragazza. Sei tu con l'applicazione che ti fa donna. Ho indovinato? Avevo paura che... L'abbiamo un attimo metabolizzato, sì, in ritardo, ma ci hai pure riflettuto. Ma sì, ma ero l'altro... Per un attimo mi avresti scomparso. E non dire di no. Ragazzi, noi ringraziamo Thomas per aver creato il video con più censure sul mio canale. Era difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Che dire, se Arisa vuole contattare Thomas, lui sarebbe disponibile. Sarebbe super disponibile. Ma anche un'altra di quelle che hai avuto prima. Voi scriveteci, poi noi valutiamo, che mandateci il vostro CV. E anche te, Giampi, se vuoi partecipare, metti la parrucca. Ci vediamo al prossimo video.